Per esempio, una cosa che in televisione ci dicono, è una delle poche cose, noi sapete quando facciamo Zelig, lo facciamo al Tendone, a Sesto San Giovanni, in via Carlo Marx, tra l'altro, si chiama così. Che memoria. Tu del taxista così? No. No, ti fai sempre accompagnare. No, vai. Motorino. Dicevo che facciamo tutto dal vivo, davvero, tutto come questa sera. C'è una cosa sola che quasi ci impediscono di dire. Verso la fine della serata... Che stiamo finendo. Non ci dicono, non dite che stiamo finendo, che è l'ultimo pezzo, perché c'è il timore che a casa qualcuno si rompe i maroni. Invece qui non ce ne frega niente, non c'è la televisione. Stiamo finendo. Mancano due pezzi e poi abbiamo finito. Uno alla grande è... Lo chiamiamo? Franco Neri! Oh signor, ma vi siete mai chiesti quando una famiglia piemontese va a fare la spesa? La signora Pautasso quando va a fare la spesa compra così poca roba che quello che compra sta nella borsetta sotto il sellino della bici? In Calabria. Mio padre quando doveva fare la spesa doveva prendere 2 giorni di permesso. Si faceva affittare il furgone da zio Caratozzolo. Quando si arrivava davanti al parcheggio multipiano del supermercato, diceva mia madre, mamma, andiamo al primo piano. E lei, oh! E ho furgone in chiana sopra l'ascensore. Quando eravamo dentro il supermercato, la signora Pautasso tirava fuori la lista della spesa. Era scritto dietro francobollo, c'era poco da comprare. La lista della spesa di un calabrese, mia madre non aveva la lista della spesa. Era un piano d'attacco. C'era pure il nome della cassiera. Mia madre alla frutta e verdura, io alle cose alle offerte, mio padre alle cose inutili. Le cose inutili, il fai da te. Guardava le pinze, cacciavite, martelle, e si commuoveva. E ci dicevo, papà, perché ti commuove? Mi ricordo quel giorno che ho lavorato prima di iniziare 35 anni di fabbrica. Di fabbrica? Sì, però in mutua l'ho fatta, 35 anni di mutua. E intanto mia madre stava facendo la spesa alla gastronomia. C'era la signora Pautasso che diceva, senta, ne, mi taglia una fetta di prosciutto, sottile, anzi me la divide in 4 ospiti. Mia madre ha guardato il macellaio e gli fa, senti, Hannibal, non stare a perdere tempo, quel capriolo là, scendomelo così com'è vivo, che me lo porta a casa e me l'attacco al gancio del lampadario. Intanto io ero arrivato da mia madre col carrello della spesa, avevo preso tutte le offerte, il 3x2. Ne avevo messo così tante dentro che ho preso il carrello a castello. Quando siamo andati a pagare c'era la signora Pautasso davanti che aveva speso così poco che la cassiera nella scheda raccolta punti, anziché metterci, ce ne ha tolte 2. Poi ha guardato il nostro carrello, ha chiamato il direttore e fa, senta, che me l'ha dato un ordine straordinario che non ce la faccio a passare tutto? E gli ha detto a mia madre, scusi, ma lei ce l'ha la tessera? E ce l'ho, quella dell'INPS, non va bene? Dice, no, la scheda raccolta punti. Vi dico solo che ci hanno messo così tante punti che abbiamo vinto una patente in omaggio con 3 infrazioni a piacere e un'inversione in autostrada a U da fare quando vogliamo. Tanto che la cassiera era lenta nel passare la roba da mangiare, allora mio zio Caratozzo l'ha guardato e gli ha detto, senti, ma non è che dobbiamo aspettare che scada la roba dentro il supermercato. Gli ha fatto il doppio in calabrese, ci ha dato un peperoncino di sferato. Piccante, ma così piccante che le braccia gli sono diventate come quelle di Tyson, ha infuocato la cassa, mia madre ne ha subito approfittato, mi ha detto, Franco, oh Franco, passami il capriolo e avvisa la clientela che fra 10 minuti si mangiano le costine. Ciao. Franco Neri! Claudio! Grazie Franco! Io devo dire una cosa anche. Vuoi dire finalmente cosa c'è in questa valigia? In questa valigia c'ho tanti sogni che ho. Che diciamo che. C'ho sopprezzati. No, tu sai perché c'ho questa valigia, no? Perché tu devi sapere che la differenza che c'è tra un calabrese e un piemontese quando va a trovare qualcuno è che il piemontese. Se suona la porta, non apre subito, guarda dello spioncino e fa, hai portato qualcosa da mangiare? Calabrese è diverso, quando suona la porta, dall'altra parte dice, che faccio?
Accendo il forno che c'ho e sono prezzato nella valigia. Qui è più diretto. Tu sai, ci sono tanti sogni qua. E anche qui siamo per sognare, no? Giusto? Giusto. Ciao. Franco Neri! Grazie, Franco. Grande mago! Io ce l'ho migliore! Che Luana! Voi quante carte di credito avete, Marconi? Enrico Bertolino! Ninja Fox! Non con la S, Tamamoto! Gioco il jolly! Grazie, grazie, grazie!